Allora, io ho ascoltato con molta attenzione l'intervento del proponente, l'intervento dei colleghi che mi hanno preceduta e devo dire che sin dall'inizio della consigliatura si è dedicata ampia attenzione al tema dei servizi rivolti alle persone con disabilità, tant'è che si è proceduto anche a rielaborare il regolamento per il servizio educativo per l'autonomia degli alunni con disabilità. E di questo devo veramente ringraziare l'amico collega Nello Angelucci che ha lavorato direttamente alla stesura del regolamento e con cui piacere di collaborare. Presidente, mi scusi, ho un ritorno che non. Sì, c'è un microfono acceso, ora li disattivo tutti, compreso il suo, poi dopo lo dovrà riprendere. Sì, grazie. Allora, un attimo solo. Prego, consigliera Zotta, riprenda il microfono. Grazie, tolgo anche il video per comodità, perché grazie. Ecco, allora dicevo, l'occasione anche mi porta, dicevo, a ringraziare il collega Angelucci con il quale ho lavorato proprio in quanto anche vicepresidente della Commissione Scuola, oltre che essere membro della Commissione Politiche Sociali, con il quale, dicevo, abbiamo fatto un percorso veramente condiviso e di stretta collaborazione per arrivare alla stesura di quel regolamento che poi è stato anche approvato in Consiglio Capitolino. E con quel regolamento, noi abbiamo portato tra le competenze del settore scuola, quindi del Dipartimento Politiche Educative, dell'Assessorato Politiche Educative, il tema dell'OEPA, consapevoli che la figura dell'OEPA non poteva essere relegata, uso un termine forse sbagliato, però di fatto era considerato in questi termini alla mera assistenza sociale, ma doveva avere evidentemente un ruolo, un riconoscimento e una dignità di altro tipo e quindi doveva essere funzionale al reale inserimento del bambino all'interno del percorso formativo ed educativo che un bambino appunto deve seguire. Quindi in qualche modo mi collego adesso alle ultime affermazioni del collega Zannola, del quale riconosco appunto la validità di queste riflessioni e riconosco che tale servizio evidentemente non può essere relegato, ancora una volta uso questo termine, alle libere interpretazioni e applicazioni dei singoli comuni. Ora, la proposta di iniziativa popolare presentata oggi e di cui si riconosce e si apprezza la validità, mette comunque in evidenza l'esistenza di vincoli che ne impediscono l'adozione. Ora, riteniamo importante che l'amministrazione ritorni ad assumere, ma evidentemente, si devono creare le condizioni perché questo accada. Al momento, come dire, sussistono vincoli e anche limiti di carattere normativo in merito al reclutamento di personale in materia di pubblico impiego che devono evidentemente essere superati, ma non solo relativamente ai vincoli in materia di pubblico impiego, ma vi sono vincoli anche per la valutazione che è di tipo strettamente formativo e di crescita armonica del bambino, che appunto, come sottolineato già dal collega Zannole, come risottolineo, non può essere rimandata al Comune di Roma, soltanto ai comuni, nel caso specifico al Comune di Roma. Io ho preparato un ordine del giorno che ho presentato e che va proprio in questa direzione, quella cioè di avviare un percorso condiviso con le parti sociali che miri a una serie di cose, non ultima a rilevare, poi magari entrerò nello specifico quando parleremo dell'ordine del giorno, miri sostanzialmente a rilevare il fabbisogno di personale che è funzionale a rispondere alle esigenze
veramente notevoli in termini numerici degli utenti del comune, che fanno capo al comune di Roma, ma anche a verificare quelli che possono essere i percorsi di un reclutamento corretto e funzionale in termini di preparazione, competenze e professionalità al quale inevitabilmente ci si dovrà attenere. Ora, oggi più che mai si ritiene urgente affrontare il tema in questione, nei termini normativi giusti. Dico oggi più che mai, in quanto l'emergenza Covid ce lo impone a tutela degli operatori, delle famiglie, ma soprattutto per dare ai bambini un servizio di qualità e che ponga il bambino in una dimensione idonea. Si dovrà evidentemente avviare anche un percorso veramente costruttivo, affinché l'eventuale reinternalizzazione, dico reinternalizzazione perché il servizio un tempo non era esternalizzato, ma fu fatto evidentemente per scelte dettate dalle necessità del momento. L'eventuale reinternalizzazione, dicevo, possa essere fatta nei termini giusti, a tutela di tutti. Questa delibera deve essere sicuramente da stimolo a fare e a tentare di chiudere il cerchio. E io mi sento anche di respingere al mittente l'accusa di scelta desolante. Da parte mia la ritengo una scelta consapevole e politicamente consapevole, perché le scelte devono essere consapevoli per evitare percorsi non realizzabili e solo di facciata, e per correggere la scelta poco consapevole, ma ripeto, dettata evidentemente dalla contingenza del momento, e mi riferisco a quando si decise di esternalizzare il servizio. Ecco, dobbiamo fare in modo che non si commettano errori nelle scelte che devono essere adottate. Quindi ho finito, Presidente. Non so se la collega Catini ha interesse o altri della Commissione Politiche Sociali Se vuole vogliono. altri 3 minuti da consigliera Catini come tempo del gruppo. Le lascio naturalmente lo spazio. Ecco, voglio solo dire che questa delibera è stata analizzata nella Commissione Politiche Educative, nella Commissione Scuola. Esprimemmo un giudizio che andava proprio in questa direzione. Ora, con l'ordine del giorno, io mi auguro che la Giunta affronti come indirizzo politico ben chiaro e riattivi il tavolo che evidentemente è stato creato, ma poi evidentemente non è stato portato a conclusione. Ecco che quest'ordine del giorno possa dare un input molto forte alla Giunta affinché si recuperi un percorso che evidentemente era iniziato, ma poi è stato interrotto. Grazie.